sono un dottorando di ricerca in economia e territorio, anche se il mio background è molto sociologico, ho laureato in sociologia. E la domanda che vorrei fare è premetto che è super apprezzabile l'approccio del voto con il portafoglio, e, però vorrei una risposta sincera a questa domanda: come si pone l'approccio del voto con il portafoglio al paradosso della crescita, cioè senza che Dio aggiungi altro? Intanto stamattina scherzavo su Twitter dicendo che l'Italia è il più grande esperimento di decrescita mai tentato a memoria d'uomo, citando anche il fatto che anche nel 2005 le persone che hanno sanno come vanno le cose, sanno che anche nel 2005 non ci sarà la crescita, nel 2015 scusate. E che quindi questo ha messo in evidenza quello che era stato il problema della decrescita, che io ho sempre detto a quelli della decrescita, detto, voi ci dovete dimostrare come si fa a decrescere e a mantenere livelli di occupazione e a pagare i debiti. Allora l'approccio secondo me nostro è diverso, cioè noi diciamo, proprio l'idea di Lerner è proprio questo, cioè ci sono i quattro test del problema, il problema della povertà e disoccupazione, il problema dell'ambiente, il problema della finanza, il problema del senso della vita, della felicità, dell'infelicità. Se noi affrontiamo una sola testa, le altre peggiorano. Cioè se noi pensiamo di risolvere il problema della povertà semplicemente consumando di più tout court, peggioriamo l'ambiente. È il caso della Cina, no? La Cina sta risolvendo in maniera straordinaria alcuni problemi, almeno di reddito medio pro capite, anche di uscita dalla povertà, ma in Cina non si respira. Non si respira letteralmente. Oppure noi possiamo addirittura creare valore ambientalmente sostenibile illudendoci di farlo con la finanza, creando ricchezza sulla carta, ma poi la ricchezza sulla carta diventa una bolla che scoppia. Allora il problema è prendere questa cosa assieme, cioè noi dobbiamo avere un approccio multidimensionale, dobbiamo creare valore in maniera socialmente e ambientalmente sostenibile. Quindi vuol dire che noi non possiamo trascurare nessuno dei lati del problema, ma non possiamo neanche assolutizzare nessuno dei lati. Quindi non possiamo dire, io per me l'unico problema è quello dell'ambiente e mi bisogna consumare di meno. No, non è possibile perché stai trascurando gli altri. O non puoi dire per me l'unico problema è la povertà e il PIL dell'Italia, è perché poi arrivi alla soluzione di dire mettiamo nel PIL la droga, il contrabbando, la prostituzione, chi più ne ha più ne metta, quindi comunque lo facciamo sto PIL, va bene. No, non è così, perché poi quando noi facciamo slot mob ci accusano di danno erariale, no? Ci dicono che allora il problema è semplicemente l'idea di Lerner vuol dire esattamente questo, la prima parte del libro parla esattamente di questo, e si può fare, si può avere questo approccio, tutto quello che cerca di fare il commercio equo, banca etica, finanza etica, tutte le reti di cui abbiamo parlato cercano di affrontare il problema da tutti i lati, il laboratorio dell'economia, creare valore economico in maniera socialmente e ambientalmente sostenibile. Io posso? Con questo peccato originale che come momento solo per il presidente. Allora è divertente perché così lo incatenavamo ai nostri argomenti. Con il peccato originale che, come spesso accade nelle presentazioni librarie, partecipano coloro che non hanno letto il libro, però insomma, ascoltando con un minimo di attenzione forse abbiamo capito che non stiamo parlando esattamente dei personaggi di Walt Disney. Allora, io sono un giurista di estrazione, di studi e cose di questo genere, e vorrei fare questa riflessione barra domanda di tipo metodologico. Io credo, un po' meno forse della media delle persone che sono presenti qui, al fatto che dall'economia da una parte e dalla politica dall'altra possano arrivare delle risposte che si potrebbero muovere nel senso in qualche modo auspicato dalle cose che sono state dette qui. E perché lo dico? Perché nella mia esperienza ho conosciuto diversi amministratori pubblici, quindi il mondo della politica, e diversi amministratori privati, quindi capi azienda, i quali per ragioni diverse sono interessati a quello che succede nel breve periodo e non sono interessati a quello che può succedere nel medio-medio-lungo periodo. Quello lungo sappiamo che è meglio non parlarne per altre ragioni. E ho conosciuto sindaci che dicono sì, io prendo la decisione, tanto poi voglio dire, io lo posso prendere a cuor leggero, se ne spiegherà chi verrà dopo di me. Ho conosciuto degli amministratori delegati che si impegnano in delle cose che poi le aziende magari non reggono perché puntini puntini.
Allora faccio solo una riflessione ad alta voce, che è questa. La terza gamba del tavolo, un tavolo per reggersi ha bisogno di tre gambe, potrebbe venire da una delle branche dimenticate del diritto, e cioè il diritto premiale. Il diritto premiale è una cosa poco esplorata, su cui qualcuno ha scritto anche di recente negli ultimi anni, e dovrebbe essere una branca di diritto che è speculare rispetto al diritto penale, cioè il diritto dei castighi di chi fa male, ed è invece una branca di diritto che dovrebbe studiare, attagliandola alla società contemporanea, quali sono gli strumenti che si possono mettere in campo per istigare la gente a comportarsi meglio e bene. Perché ho più fiducia nel diritto che non nella politica e nell'economia? Un po' per le ragioni che ho già detto e che inducono gli amministratori pubblici e privati a prendere il risultato buono oggi. Licenzio 500 persone, diminuisco i costi della mia azienda e quindi sono bravissimo. Oppure lancio un'opera che non so chi potrà mai pagare, però tanto sono cavoli del sindaco che verrà dopo, del presidente della regione che verrà dopo, del governo che verrà dopo. Il diritto ha questa capacità di incidere nel mos, nel costume della società. E quando gli antichi, ma manco tantissimo antichi, insistevano sul problema anche del diritto premiale, che nelle società ottocentesche girava intorno a privilegi anche, voglio dire, non economici, titolature, onorificenze, e tutta roba che doveva servire a generare il buon esempio. E vorrei attirare la vostra attenzione, se riuscite a recuperarlo, sul dibattito parlamentare che fu fatto nel 1950, subito prima, quando si decise di istituire l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È robetta, oggi fa sorridere, ci sono anche delle frasi strappacuore, però il concetto, e non è certamente l'onorificenza la risposta attuale, ma il concetto che lo Stato deve anche saper lodare e premiare coloro che si portano bene, come si direbbe con un linguaggio vagamente da libro cuore, secondo me è una chance organizzativa che potrebbe non essere sottovalutata. Grazie e scusate se la domanda è stata più lunga del previsto. Benissimo, grazie. Lei è interessantissimo il suo intervento. Io credo veramente che la premialità è uno degli elementi fondamentali del cambiamento. Come mai non è avvenuto questo cambiamento? Ossia, il 97% si dice degli uomini sono indignati, no? Quindi in teoria non si riconoscono in questo modello di sviluppo, in questo modello di economia. Però come mai non c'è il cambiamento? Cioè, chi è che dovrebbe fare il cambiamento? Il cambiamento lo può fare la politica, lo può fare l'eticità. Se qualcuno mi dicesse tutti gli imprenditori diventassero buoni, no, lasciassero perdere il puro profitto, ecco, e in fondo il Papa, la Chiesa hanno dato input nella storia, la dottrina sociale della Chiesa, però si è notato storicamente questa inefficacia. L'idea di Next è nata da un convegno sulla Gaudium et Spes, in cui a 40 anni della Gaudium et Spes annunciava che questo annuncio era foriero di pace, di giustizia, di un mondo migliore. Dopo 40 anni il mondo era molto peggiore. Qual è la causa di tutto questo? Io credo che il cambiamento a questo punto non dobbiamo approcciarlo in termini di eticità, cioè dire è giusto quello, perché l'eticità costruisce poco, no? La costruzione del cambiamento è progettualità. E la progettualità oggi la stiamo individuando proprio nella premialità, non la convenienza a essere sostenibili. Se diventa conveniente essere sostenibili, diventa sconveniente a essere scorretti, no? Ossia uno che fa una corruzione, uno che fa un'evasione fiscale evidente, no? Non ha diritto di restare in mercato. Cioè, questo è un mondo di. Ovviamente è un mondo totalmente diverso dall'attuale mondo, no, la realtà è ben lungi, il mainstream non è questo in questo momento, però l'idea nostra è quella veramente che nel momento in cui i cittadini si organizzano e costruiscono questa forza percepita dalle aziende che incide realmente sulla loro reputazione, le aziende avranno cambiato la convenienza. Siccome l'economia
bene o male è l'interesse dell'uomo, l'egoismo dell'uomo sente molto i soldi, no? Se si cambia la convenienza è la condizione migliore per conquistare un reale cambiamento in cui l'uomo veramente ricomincia a riacquistare la sua dignità, il suo ruolo, il territorio, riacquista una socialità, una ricchezza veramente nuova. Grazie. Grazie. Un'altra domanda, Chi è?